Vi è un assordante silenzio intorno alla situazione della Grecia all'interno dell'odierna Unione Europea. E tuttavia prendere in esame la situazione della Grecia è di vitale importanza per comprendere l'essenza stessa dell'Unione Europea e del sistema eurocratico, come meglio sarebbe definirla. La Grecia, infatti, da un certo punto di vista, rappresenta la verità inconfessabile dell'odierna Europa della finanza e dell'euro, giacché essa è il modo in cui meglio si esprime e si manifesta la reale essenza dell'odierno scenario europeo. Potremmo partire da un aspetto importante e troppo spesso trascurato, e cioè il fatto che la Grecia, che è il luogo in cui si stanno consumando immani tragedie nell'etico, direbbe Hegel, chiusura di ospedali, chiusura di istituti pubblici, disoccupazione vertiginosa, tassi di suicidi altissimi, ebbene, vi è un totale silenzio tombale su questi fatti da parte della manipolazione organizzata e dalla fabbrica dei consensi. Nessuno parla mai della Grecia, quasi come se appunto non esistesse o fosse una realtà assai lontana. Laddove invece, a uno sguardo più attento e ideologicamente non condizionato, emerge nitidamente come la Grecia è, per un verso, come poc'anzi dicevo, la verità dell'odierno sistema eurocratico, e per un altro verso la Grecia rappresenta, spiace doverlo dire, il futuro dei paesi europei. A questo proposito ricordo quando l'anno scorso a un convegno a Pescara organizzato dal professor Bagnai intervenne un intellettuale greco, il quale disse che si sentiva come un viaggiatore del futuro ogni qualvolta veniva in Francia, in Italia o in Spagna. Perché viaggiatore del futuro? Perché la Grecia rappresenta, diceva giustamente questo intellettuale, il futuro dei popoli europei che ancora non sono passati nella valle di lacrime in cui invece è già sprofondato il popolo greco, complici le tragiche politiche eurocratiche dell'austerità, della spending review e del debito. Spezzeremo le reni alla Grecia, aveva detto Mussolini nel Novecento. Non ce la fece Mussolini, e per ironia tragica della storia ce l'hanno fatta invece quelli che sono venuti dopo e che oggi sono saldamente al potere nella dittatura militare economica dell'Europa unita solo dalla moneta unica. Appunto le reni alla Grecia le hanno spezzate gli odierni burocrati e tecnocrati della finanza capitalistica eurocratica, che hanno utilizzato la Grecia come, potremmo dire, tragico teatro di una sperimentazione sociale per vedere fino a che punto può essere portato l'odierno crimine dell'Europa unita solo dalla moneta unica e dall'euro. Vi è, dicevo, un silenzio tombale su questi temi, ma vi sono tuttavia, nel generale silenzio sepolcrale, alcuni testi, alcuni coraggiosi interventi di giornalisti non prezzolati che hanno provato ad affrontare il tema in maniera critica. Uno di questi, ce l'ho qui davanti, è il bellissimo libro di Monia Benini, La guerra dell'Europa, edito da Nexus nel 2012, che è un resoconto preciso, impietoso e dettagliato della situazione della Grecia. La Benini ripercorre tutta la tragedia che si è abbattuta sullo sventurato popolo greco all'interno dello scenario europeo, una situazione tragica che già nel 2012, quando questo libro ha visto la luce, era tale per cui in Grecia mancavano già le risorse per far funzionare gli ospedali. Negli ospedali, appunto, in Grecia, già nel 2012, a maggior ragione oggi, agosto 2014, mancano le siringhe, le garze, i disinfettanti, i materiali di prima necessità, perché lo Stato non riesce più materialmente a fare fronte a questi problemi. Appunto si argomenta in questo libro che sempre nel 2012 in Grecia un lavoratore neoassunto ha uno stipendio mensile di 586 euro, laddove prima invece era lo stipendio di 751 euro, come se appunto il lavoratore avesse perso 3 mensilità l'anno di stipendio.
per tacere, per non tacere poi del fatto che in Grecia vi è il più rapido aumento di suicidi di tutta Europa. Secondo i dati diffusi, qui argomenta l'autrice del libro, nei soli primi 5 mesi del 2011 le persone che hanno deciso di togliersi la vita sono aumentate del 40%. Questo è lo scenario tragico che ovviamente in questa sede non posso attraversare nella sua complessità e mi limito solo a evocare per cenni e spunti lo scenario tragico in cui si trova l'odierna Grecia oggi, in cui appunto non vi sono più i servizi sociali, manca completamente lo stato sociale, le scuole chiudono e addirittura si ha notizia di bambini che svengono all'interno delle scuole per malnutrizione, è un paese ridotto alla fame in cui le produzioni sono state annientate, la nazione è stata tutta devastata dal ciclo irresistibile delle privatizzazioni, le attività vengono quotidianamente chiuse, interi pezzi di paese sono stati svenduti all'estero e i cittadini sono impiccati da un debito che non appartiene loro. Una situazione totalitaria a tutti gli effetti, un totalitarismo finanziario, lo si potrebbe senza tema di smentita qualificare nei termini di un finanznazismo, un totalitarismo repressivo che punisce con il manganello i cittadini quando scendono in piazza a manifestare contro questo sistema eurocratico o a proporre più o meno timidamente l'ipotesi dell'uscita dall'odierno lager eurocratico. Vi è poi il classico cinismo dei popoli più fortunati in Europa, ad esempio i tedeschi che tramite l'euro stanno facendo ciò che non erano riusciti a fare col carro armato nel Novecento, che ogni qualvolta si parla della sventura del popolo greco tuonano cinicamente dicendo «Beh, se lo sono cercato, se lo sono voluto i greci, con la loro condotta pigra e tale da vivere al di sopra delle proprie possibilità». Questo cinico e insopportabile argomento, in verità, è mutatis mutandis lo stesso argomento con cui i nazisti perseguitavano gli ebrei, se lo sono cercato, come se appunto ciò giustificasse il genocidio finanziario di un intero popolo, la sua devastazione programmata, perché di questo si tratta oggi in Grecia, della devastazione di un intero popolo, del commissariamento politico di un'intera nazione ad opera delle forze finanziarie non legittimate democraticamente, né elette né viste in faccia da nessuno, e cioè l'epoca della spoliticizzazione integrale della Grecia che si vede venir meno, potremmo dire, la propria sovranità distrutta dalla Troica, distrutta dal potere della Banca Centrale Europea che ha preso le redini del paese. Voglio qui ricordare il fatto che giustamente riportato dall'autrice del libro, che sul finire del febbraio del 2012 il giornale tedesco Der Spiegel ricordava, anzi ammoniva sul fatto che si stessero preparando 160 finanzieri tedeschi pronti a essere inviati in Grecia per riscuotere le tasse. Non era mai successo prima che un paese spedisse i propri uomini a racimolare i soldi delle tasse all'interno di un altro paese sovrano. Qui non c'è più un rapporto fra paesi sovrani, evidentemente, ma tra la madre patria e la colonia, che viene appunto trattata come colonia al soldo di altre potenze più grandi. Questo è lo scenario in cui ci troviamo oggi. La Grecia deve essere vista con preoccupazione perché precede l'Italia nella sorte. Se l'Italia continua a rimanere all'interno di questa tragica realtà che è l'Europa dell'euro e della finanza, è come se non si spostasse di fronte alla carica del rinoceronte neoliberale e finanziario. L'unica possibilità per salvarsi e non fare la fine dell'euro è compiere un esodo democratico dall'Europa dell'euro, cioè spostarsi prima che arrivi la travolgente carica del rinoceronte. Non vi è possibilità di fermare il rinoceronte né di vincerlo, la sola possibilità, come argomentava acutamente Costanzo Preve, quando c'è la carica del rinoceronte, farsi da parte, cioè fuor di metafora uscire da questo sistema criminale chiamato pudicamente Europa.
laddove invece a un'analisi attenta si rivela essere per quello che è, cioè un sistema di violenza economica in cui la moneta unica, detta euro, serve a svuotare la sovranità degli stati e a imporre il dominio neoliberale dell'economia sulla politica, ridotta a mera serva dell'economia, a mera ancella dell'economia, con i politici stessi ridotti a maggiordomi dei banchieri. A farne le spese in Grecia, ma presto in altri paesi europei che non sapranno sottrarsi alla carica del rinoceronte, sono i cittadini, i bambini denutriti, le scuole senza i libri e i riscaldamenti, gli ospedali senza i materiali di prima necessità, che è quello che sta capitando appunto in Grecia, i tagli lineari ai salari, alle pensioni, l'innalzamento della criminalità, dei suicidi e dell'età pensionabile anche per le donne. Questo è lo scenario in cui ci troviamo oggi, in base al quale, grazie alla complicità vergognosa dell'Europa e dei trattati europei, i greci stanno perdendo completamente la loro sovranità. Quello che fu il popolo di Platone e di Aristotele oggi sta diventando il popolo senza sovranità, il popolo ridotto a una massa amorfa di schiavi della finanza europea. Mi piace a questo proposito ricordare rapidamente un aneddoto molto significativo, trovo, che anche l'autrice riporta, cioè il fatto che nel 41 un giovane, Manolis Gletsos, si arrampicò sul Partenone per strappare la bandiera con la svastica e per far sventolare quella della Grecia. Ora questo stesso signore, novantenne ormai, è sceso recentemente in piazza, nel febbraio 2012, per manifestare contro la dittatura eurocratica, contro la dittatura del finanznazismo. E che accoglienza ha avuto? La polizia l'ha preso a manganellate e gli ha tirato in faccia i gas lacrimogeni. Questa è la situazione in cui siamo, questo è il vero volto dell'Europa. In Grecia l'Europa sta manifestando pienamente il proprio volto totalitario, di dittatura neoliberale, di dittatura della finanza sulla vita dei popoli e dei cittadini. Voglio ancora citare un passaggio da un'accorata lettera, da un'accoratissima lettera che l'importante intellettuale greco Mikis Theodorakis ha scritto, una lettera aperta a tutti gli europei, e così dice a un certo punto della sua lettera, auspicando la formazione di un fronte di resistenza e solidarietà per cacciare la Troica dalla Grecia, così conclude nella sua lettera stupenda: a questo scopo sono totalmente dedicato e credo che alla fine ce la faremo. Ho fatto la guerra con le armi in mano contro l'occupazione nazista. Ho conosciuto i sotterranei della Gestapo. Sono stato condannato a morte dai tedeschi e sono vivo per miracolo. Nel 1967 ho fondato il PAM, la prima organizzazione di resistenza contro i colonnelli. Ho agito nell'illegalità, contro la dittatura. Sono stato arrestato e imprigionato nel mattatoio della dittatura e sono ancora vivo. Oggi ho 87 anni ed è molto probabile che non riuscirò a vedere la salvezza della amata patria, ma morirò con la mia coscienza tranquilla, perché continuo a fare le mie battaglie per gli ideali della libertà e del diritto fino alla fine.